Capito? Va bene. Sì, signore. Bene? Niente ancora. Niente ancora. Notizie? No, signore. Anche noi niente. Accidenti. 20 ore presso i cani e ho le scarpe strette. Mi sorprese il mio genitore. Beate loro. Sì, signore. Buongiorno. Buongiorno, caro. Hai fatto buona caccia? Hai scoperto qualcosa? Ma che niente. Come al solito. Come al solito. Ma ti manda il capo? No, visita personale. Hai perduto il mio indirizzo? No. È una settimana che non ti fai vedere. Sono infognato in questo affare dei sabotaggi. Ci pensi anche di notte? Perché non lasci tutto questo? È il mio mestiere. È anche il mio. Pure lo lascerei per te. E poi? Ci sposiamo. Ho una villa al mare. Sono ricca, lo sai. E a Natale mi regali 6 camicie di seta e mi dai i soldi per comprarti i fiori. Non è per me. Non ti piaccio più. E poi avresti nostalgia di avventure all'estero, di balli alle ambasciate, di missioni segrete. No? Non ti piaccio più. Vai avanti con questa inchiesta dei sabotaggi? Certo. Mi mandano al mare a sorvegliare un porto. Dove sarà il nuovo colpo? Per ora il bilancio è 53 morti, 296 feriti, industrie ferme, 3 miliardi di danni. Ma lei non si preoccupi, vada pure in licenza. 15 giorni in montagna. Ho già pensato a un paesino di pecore e di pastori vicino al confine, finta licenza, occhi aperti, a San Felice. Grazie, ma io pensavo di andare al mare. Montagna. Mi piaceva il mare. Ho detto in montagna. Penso.
È giusto, padre. Nessuno meglio di lei potrà amministrare il poco denaro dell'orfanello. Certo, sono pochi soldi. Vincenzo lavorava per lei e non ha lasciato niente. Poveretto. Doveva avere 15.000 lire, vero? Sì, ma vorrei fare qualcosa di più. Iddio protegge gli orfani. Eccole, 30.000 per il bambino. Oh, grazie. È molto buono. Grazie ancora per questi soldi. La provvidenza si serve anche degli indegni. Oh, è giusto. Ah, bravo. Hai 2 giorni di anticipo. Mi sono sbrigato. Attenta, Gilda! Ecco mio fratello con il cane. La porta. Sì, l'ho chiusa. E ricordati, sono 5. Ehi, è mezz'ora che fai questo strazio. Cos'hai, eh? Tom, vieni qui, su. Vieni qui. Poverino, sei quello che gli è morto il padrone. Ma non avevi altro posto per fare tanto chiasso? Ma sei ferito. Ti hanno sparato. Ma questo è lo striscio di una pallotta. Aspetta, ora ci penso io. Vieni qui. Povera bestia. Ma perché ti hanno sparato? Ciao, era rimasto nella stalla, mettilo con la madre. Ci va da solo. Non lo buttare così. Torni presto stasera, Enrico? Sì, torno presto. Ti aspetto allora. Va bene. E sta attento. Fidati di me. Ciao. Va meglio? Buongiorno. Buongiorno, Marta. Chi ha ferito il tuo cane? Ferito? Ieri non aveva niente. Senti, come ti chiami? Enrico, e lui è Lupo. Io mi chiamo Guido. Lo sai che hai un bel cane? È più intelligente di un cristiano. Naturale. Dove vai con le pecore? Su, dove andava tutti i giorni mio padre, vicino al confine. E perché vai su al confine? Pascoli buoni. Le pecore sono contente perché ingastano. E se sconfini cosa succede? Se sconfina una sola pecora la prendono. Chi? I militi di là. Passa una pattuglia ogni mezz'ora. Beh, adesso devo andare. Ciao. Diventeremo amici. Sì. Grazie. Arrivederci. Stia
attento che quel cane è impazzito. Perché? È pericoloso. Ieri è venuto su da noi, abbiamo una fattoria, voleva mordere tutti. Gli avete sparato voi? Sì, il socio di mio fratello ha dovuto difendersi. Certo, capisco. Sono un po' ridicolo, vero? Volevo andare al mare, avevo già fatto la valigia. A proposito, vorrei comprarmi della roba da montagna, si trova qui? Sì, all'Emporio. Eccolo. Va col tuo padrone. Ma che cosa vuoi? Ma lo vede com'è strano. Lei va su alla fattoria? Sì. Se permette vorrei accompagnarla. Se vuole. Così faccio una bella passeggiata come un buon villeggiante. Di qui va a casa? Abbiamo una fattoria con dei greggi. Anche questa è del socio di mio fratello, un deposito di legname. È di queste parti lei? Sì, ma ci siamo tornati da poco, 6 mesi. Io e mio fratello Lorenzo emigrammo con nostro padre 10 anni fa in Francia. Mio padre era un pastore di qui, poi morì. Lorenzo fece vari mestieri sino a che trovò un socio e tornammo. La nostra fattoria è lassù, sotto il confine, ma non può vederla da qui. Deve essere bello anche d'inverno. Quando siamo venuti a gennaio c'erano 2 metri di neve. Ho sempre sognato una vita semplice. Al giorno d'oggi è così complicato farsi una vita semplice. È vero. Sono contento di non essere andato al mare, tutto è diverso qui. Anche le ragazze. Viene al paese stasera? Sì, credo. Comincia la festa per un matrimonio di domani. 2 contadini. Le piace? Molto. È come se mi ricordasse un luogo dell'infanzia. Eppure è la prima volta che ci vengo. Io ci sono nata. Sono contenta che le piace. Magnifico. Cosa stiamo a fare nella città? Grazie di avermi accompagnata. A stasera. Qui ti hanno ferito e qui ho visto un piccione viaggiatore. Non credo che tu sia un cane pazzo. Andiamo, lupo. È la roba che aveva indosso il povero Vincenzo. Ora la venderò con il fucile per il bambino. Tutto fa. Gente povera. Era cacciatore? Come molti pastori. All'epoca delle quaglie, mentre badano alle pecore, se gli capita. Meno male, non si poteva fare un matrimonio senza candele. Ormai non posso più andare né a caccia di anime né di candele. Mi devono portare tutto qui. A caccia ci mando Don Luigi. È giovane lui. Vedete quante ce ne avanzano. Adesso, anche se c'è un morto all'improvviso, non facciamo brutta figura. Mi chiama lei, per favore. Hanno detto che la comunicazione la danno subito. Io sono qui in piazza. Sì, signora. Grazie. Il padrone ti cercava. Che aspetti? Beh, credo che voglia mandarti fuori di nuovo. Ehi Marco, dai sotto! Buonasera, signorina. Vuol ballare? Visto? Ho comprato tutto per la montagna. È segno che vuole rimanere un po'. Sì. Sempre a me, eh? A te mai.
Io pulisco le stalle. Diverto mai. Male. Hai bevuto? E che? I pastori non bevono? Ricordati che devi partire stanotte con le pecore. Non farti vedere dalla ragazza, fa come le altre volte. Ti ho preparato tutto nella segheria. Grazie. Vuol bere qualcosa? No. Fuma? Peccato. Così è molto più difficile incominciare a parlare. Si deve proprio parlare. Certo. Conosce un altro modo per diventare amici? Sì. Sedere insieme su una scala di legno e guardare la gente. Ha ragione. Vado avanti io. Guardare la gente e poi... Guardare la gente e poi ridere insieme per la stessa cosa. Siamo amici. Era un pezzo che non ridevo. Ma chi era quello là? Lo domanda a me. Forse un giocoliere ambulante venuto per la festa. Perché è un pezzo che non ride? Non so. Ci pensi? Ma davvero, non so. Ora non è un'amica sincera. La sua chiamata è pronta. Grazie. Torno e intanto ci pensi. Roba di guerra. Accidenti. Forse veramente tutto parte dalla zona dove è lei. Allora vado avanti con la storia del pastore ucciso. Sì, è connessa la storia dei piccioni viaggiatori. Può essere una buona traccia. Al primo sospetto importante telefoni al capoluogo. Ci sono 50 uomini pronti. Buonasera. Buonanotte, capo. E buona villeggiatura. Grazie. Ci ha pensato? Sì. Ha scoperto perché era un pezzo che non rideva. Ho scoperto perché non glielo posso dire. Guido, caro. Ciao, Barbara. Lo immaginavo che quassù dovevi sentirti un po' solo. Per questo sono venuta a trovarti. Un lungo viaggio. Carina, la piccola indigena. Stavi forse imparando il dialetto del luogo? Proprio fuori del mondo, qui. Una festa commovente. Tutto sa di innocenza e odora di pecore. E così? Non mi dici niente? Sembrerebbe che tu non sia contento della sorpresa che ti ho fatto. Non mi piacciono mai le sorprese. Ora sei villano. Scusa, sto lavorando. Qui? Sì. Ho visto. Non dire sciocchezze. Senti, hai la macchina? Sì. Bene, vattene a dormire nella città più vicina. Torna domani, ti spiegherò tutto. Davvero non sei in vacanza? Davvero. E quella ragazza? Non so nemmeno il suo nome. Bene, spero di trovarti di umore migliore domani. Non fare la stupida. Che vuoi dire? Hai capito benissimo. Non sei né mio padre né mio fratello. Ho altri diritti molto più forti. Vieni a casa. No. Ti accompagno io. Musica, paesani, musica! Sono qui per la festa di questi giovani colombi che volano a giuste nozze. Domani assisterete ad un grande spettacolo. Guardatevene in faccia questo falco da caccia. Si chiama Vladimiro e prende quanto è a tiro. Vedete questo rapace? Esso rapace di tutto è capace. Prende da solo una rondine al volo. Qualunque sia l'animale, l'occhio del falco è proverbiale. Io lo lancio nel cielo ed esso afferra la preda. Dritto nel busto, becco.
becco robusto, unghie affilata, la preda è spacciata. Vedo una quaglia ed esso maestrato mi riporta la quaglia. Ah, io la mangio, sicuro. Guardate bene in faccia questo falco da caccia. Si chiama Vladimiro e prende quando è a tiro. Domani l'esperimento. Dopo il pranzo di nozze. E che nessuno manchi, uè! Scusate, signore. Ma non facevate prima con un fucile? Lo dico contro il mio interesse. È vero. Ma quel bambino forse è rimasto orfano perché il padre ha usato il fucile. Sono già 9 ore che aspettiamo. State tranquilla. Ogni ora vi do 1000 lire di più. Speriamo che riesco. Non ci pensate. Vladimiro non manca la preda. Speriamo che non mi sia sbagliato e succeda quello che aspetto. Il tubetto. Il piccione. Vado a vedere, tienti pronto. Il cane mi spaventa il falco. Sta giù, imbecille. Ma che succede? Dove hai preso quei fucili? Hanno catturato il nostro messaggio, una spia. Ma che fate? Non volete ammazzarlo? È un delinquente. Se non lo fermiamo, siamo spacciati. Ma non potete assassinare un uomo! Ma non ce ne sarà bisogno, vedrai.
Taglia di là. Non deve raggiungere il paese. Prendilo alle spalle. Thank you.
Cosa fai qui? Non posso averti tra i piedi. Devo tornare indietro. Adesso è troppo tardi. Se ti vedono, mi trovano. È meglio che te ne vai. Perché? Tra poco qui mi spareranno addosso. Non voglio lasciarti. Maledetti cani. Li portano proprio qui. Su, vattene. Vattene. Se mando Lupo, porta fuori strada gli altri cani. Proviamo. Va, Lupo, e portali lontano. Va, su. Lupo ce l'ha fatta. Credo che possiamo rimanere qui in questo vecchio mulino fino a domattina. Poi tenteremo di ritornare in Italia. Tieni. No, grazie, ho un'altra cosa da fare. Un giuoco. Capisci cosa c'è scritto? No. Ma sai leggere tu? No. Allora? Anch'io non capisco. Ma vedrai che con questo libretto fra poco capirò tutto. Stiamo ritornando verso il confine. Eppure non può averlo riattraversato. Ci ha fatto fare un giro. Chi sbaglia deve pagare. Quell'uomo è ancora qui. Si fa buio. Dormiremo qui. Non deve ripassare il confine a nessun costo. Sino a quando è in suolo straniero, non ci può denunciare. E a casa? C'è Gilda. E ora ci vado anch'io a riportare il cane. Ormai non serve. Fra un'ora sono qui. Non ti muovere. L'uomo è nascosto da queste parti. Il confine si passa solo dal corno al rifugio. Si fa buio. Cosa c'è? Ho paura. Di che? Di loro. Li ho avuti morti e moribondi su di me in una buca per tutta una notte. Quando? Durante la guerra. È finita da un pezzo. Non è vero. Sei un vigliacco. Sì. Non hai paura di ammazzare? No. Ma hai paura dei morti? Sì. Sei proprio un vigliacco. Non lasciarmi solo. No. Sicuro che ci trovava. Accidenti. Ho 36 ore di tempo. Devo avvertire il servizio italiano. Con le pecore.
Criminali! Il pastore va dappertutto. Chi può sospettare di un pastore? Passa sotto i ponti, lungo le strade ferrate e semina la morte proprio con le pecore e gli agnelli. E allora? E allora, finti pastori che mettono le bombe a orologeria. E dopo poche ore che sono passati, tutto salta per aria. E sai chi lo ha scoperto per primo? No. Tuo padre. Tuo padre per caso ha sparato a un piccione. E ha trovato che aveva un messaggio come questo. Ha capito che c'era sotto qualcosa. E andava al paese per avvertire la polizia. Ma quelli della fattoria se ne sono accorti e l'hanno ucciso. Tutti hanno creduto che fosse caduto da una roccia. Ma lui aveva visto chi gli aveva ucciso il padrone. Sulla tomba ha giurato di vendicarsi. Poi è riuscito a mettermi sulla pista degli assassini. È un amico fedele, anche adesso se siamo vivi. Lo dobbiamo a lui. Certo, tu non sei che un bambino e io sono qui ferito. Questa nazione straniera ci è ostile. Se mi presento in paese mi arrestano. Ho 36 ore di tempo per tornare in Italia ad avvertire. Altrimenti lunedì mattina faranno saltare la chiusa e ci saranno altre vittime, capisci? E siamo a sabato sera. Lasciami! Hai tirato me e mio fratello in questa rete. Credevo che fossero solo messaggi politici. Sei un criminale. E tu, quel giovanotto, non vuoi che sia ucciso, vero? No! Ah, no! E perché? Di perché? Non parli? E allora te lo dico io. Perché sei innamorata di lui, vero? Vero? Di lui che è il nostro nemico. Questa è la tua morale. Lasciami! Vieni qui! Vieni qui! Dove vai? Me ne vado! Non puoi andartene. Sei una complice. Non dei vostri assassini. Quali assassini? Sei capace di tutto. Non puoi andartene. Sei qui con me. Siamo soli. Se fossimo soli io e te, preferirei morire. Credevamo che Enrico avesse fatto tardi e invece ci hanno rubato le pecore. Chi? 50 soldati. Li ho visti io. Erano 50 soldati. Sono scesi dal confine. Hanno sparato e hanno portato via le pecore. Oh, non sono riuscito a fermarli. Ladri! Diranno che l'hanno sequestrata di là. Già. Io perdo anche le pecore della dote. Non pensare sempre a te, chi ne almeno perde di più. Vediamo invece quello che possiamo fare. Le sole 3 pecore che avevamo. Io ne avevo solo 2. Oh, non piangere, Adelina, il signore non abbandona. L'avranno ucciso. Che dici? È un agnello troppo piccolo. Ma no, dicevo Enrico. Ah, ma anche lui è troppo piccolo. Oh, non si uccidono i bambini. Quasi mai. So che sarebbe una perdita irreparabile per voi. Andiamo a San Costanzo a protestare. Ma invece andiamo in chiesa. No, 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 qui ci vuole il sindaco. Sì, sì, ma andiamo per culo al comune. Ci vuole il sindaco. Grazie dell'informazione. Oh. Ecco, tenete. E silenzio. Ah, grazie. Dov'è? Chi? Ragazza, svegliati, perché io sono ben sveglia e non mi piace combattere con gli addormentati. Un uomo che tu conosci è stato inseguito da voi altri a fucilate oltre il confine. È stato ferito, ucciso? Dimmi dov'è!
Se ne vada via subito, altrimenti le faccio mangiare la pittura che è in faccia. Ha temperamento lei. Allora mettiamola subito su di un altro piano. Se avete sparato a quell'uomo, io so quello che siete. Basterebbe che andasse giù a un telefono e 50 agenti accorrerebbero qua. A quel che capisco, 20 anni di galera per lei e per i suoi. Non è così? Bene, stia a sentire. Sarebbe mio dovere farlo, ma la vita di quell'uomo mi sta particolarmente a cuore. Forse sono una sciocca, ma è così. Ho capito. Non sta a cuore soltanto a me. Povera ragazza, non è tipo per lei. Per ora è meglio così. Concludo. Io non vi mando in galera, ma lei me lo salva. Sa dov'è? Di là del confine, forse è ferito. Ma per ora non lo hanno trovato. È notte, aspettano la luce. Appena fa giorno li raggiunga e cerchi di trovarlo prima di loro. Ma quell'uomo ha un messaggio importante, potrebbe rovinare mio fratello. Glielo tolga. Se lo faccia dare di forza, gli tenda un agguato. Non mi importa. Non importa nulla, Guido fallisca la sua impresa. Anzi, è facile che dopo si convinca a lasciare tutto questo. Ma gli faccia ripassare il confine vivo. È sicuro che se riesco non ci denuncia? Lo prometto. Proverò. Deve riuscire. Addio. Come si chiama lei? Gilda. Addio, Gilda. E mi perdoni per prima. Non posso dormire. Se non arrivo in tempo, lunedì centinaia di uomini saranno annegati, uccisi. E sarà un grande danno per il nostro paese. Anche per il mio. Non siamo dello stesso paese? Io sono di San Felice. Succederebbe forse qualcosa di male a San Felice? Forse no. Ci sarebbero meno pecore? Questo non credo. Non ci avevo mai pensato. Chissà se le pecore sono tornate giù da sole. Ma è possibile che ti interessi solo delle pecore? Ci sono le città, le idee, le lotte. Lotte per che cosa? Per il progresso. E che cos'è il progresso? Progresso vuol dire... vuol dire andare avanti. Avanti? E dove? Verso una maggiore felicità di tutti gli uomini. E tu ce l'hai il progresso? Sì. E sei più contento di noi che stiamo al paese? Questo vuoi dire? Hai freddo? Devo avere un po' di febbre. Fa male? Un poco. Ma non è una brutta ferita. Solo che perdo un po' di sangue. Dormi adesso, su. Solo. Viene verso il fiume, senti, spara. L'altro ha risposto al segnale. Battono la zona tenendosi a contatto con i colpi. Ci pescano sicuro. Bisogna che io attraversi, non ti posso portare. E se mi trovano? A te non faranno niente. Non devo lasciarmi prendere a nessun costo. Thank you.
Enrico. Il bambino ha bevuto acqua nel fiume. Un cacciatore mi ha ferito. Possiamo... È forte. È ancora una fascia delle bambine. Il rasoio è un po' vecchio. Non serve da 3 anni. Vedova? È tornata a casa 2 volte. Ferito come voi. Un cacciatore. La terza non è tornata. Contrabbandiere. Il migliore di queste parti. La vostra camicia è asciutta di là. Grazie. Sono le nostre 2 zie. Andiamoci a vestire, Enrico. Non ci avevi detto che ti chiami Enrico. Il mio nome è Greti. E il mio è Susy. Io ho un'amica che si chiama Adelina. E poi devo passare di là dal confine con lui, per il progresso. Che cos'era quella mistura che mi avete dato? Oh, è una medicina che do alla vacca. Fa passare la febbre in 1 ora. Non c'è entrata acqua. Speriamo bene. Abbiamo ancora 19 ore. Se intanto trovassi qualcuno per avvertire di là, sarei più tranquillo. Avvertire chi?
Chiunque della polizia, un agente, una guardia. Se mando te ti possono sparare. Perché non scrivi e mandiamo Lupo al paese? Lì c'è la guardia. Ma è possibile che il cane capisca? Se glielo dico io capisce. Comincio a crederci anch'io. Lupo! Ma sicuro, povero lupo. To. Siete certi che è ferito? Abbiamo trovato la giacca, è colpito qui. È strano che non l'abbiamo ancora pescato. Tutta la zona dal fiume al confine, niente. Hanno passato il fiume. C'era questa. La cintura del bambino. E tracce sul greto da questa parte. Stanotte tenterà certo di sconfinare. Tu va al corno. Il cane non serve più. Va al rifugio, se lo vedi spara. Ma correremo subito. Noi ci appostiamo al centro. Non potrei venire anch'io con te? No. Va bene. Intanto frughiamo le case vicine. Se non è passato per le 6 domattina non potrà più salvare la diga. Venite alle 6 al rifugio della Forcella. Decideremo. Allora forse hai bisogno di questa. Devi andare a casa, lupo. A casa. Hai capito? A casa. A casa, va, va! Lo sai, sono contrabbandieri come papà. Grazie. Noi ora dobbiamo andare. Che consigliate? Dovete sconfinare in Italia, vero? Allora è meglio per la Forcella. È la via più sicura? Sì, c'è un guado facile. Enrico! Non vi voltate. Vi cercano? Sì. Entra e mettiti dietro di me. Cerchiamo un uomo con un bambino e un cane. L'uomo dovrebbe essere ferito. Qui non c'è nessuno. Vogliamo guardare in casa. La porta è aperta. Hai visto un uomo con un bambino, piccola? No. Andiamo. Thank you.
dietro ci dovrebbe essere un rifugio, prima della forcella. Andiamo. Se le sono prese. Te le ridaranno. Non le ridanno più, lo so. Ti prego, aiutami. Mi dispiace, non posso. Devo passare di là ed avvertire. È cosa troppo importante. Ma è già andato Lupo. E se non c'è riuscito? Devi capire. Al mondo non ci sono soltanto le pecore. Intanto adesso non puoi passare. Sorvegliano tutta la notte. Invece di giorno ci sono le pattuglie. Passi tra una e l'altra e mi aiuti a portare il gregge. Vedi, sono là. Non puoi passare adesso. Sono sul confine. Non sono italiani. Ti fermano. Devi aspettare domani. Sì, meglio aspettare. Fermo! Posso dire una cosa? Quello che volete impedirmi di fare è già stato fatto. Non è vero. Avete visto il bambino con me, ma non avete visto il cane. Avete mandato il cane a telefonare? Vieni, non aver paura. No, non venire avanti. Vieni. Domandatelo a lui. Io non dico niente. Di la verità. Dov'è Lupo? È al paese con un biglietto per la guardia. E che cosa deve fare la guardia? Telefonare alla polizia. Andatevi a sedere contro il muro. Non vi muoverete da qui. Sino a domattina, vero? Me l'immaginavo. Ho tanto tempo. Che peccato. Credete che mi diverta stare qui con voi? Mancano 5 pecore. Posso andare? Sì. Eh? Credete che mi diverta? Non sono un presuntuoso. Ma è una battaglia fra voi e noi. E non mi piace perdere. Avete già perduto. Ma lasciate stare, non serve a niente. Uno incontra una ragazza. Gli pare che abbia un'anima, poi si accorge che l'ha venduta al diavolo. Anche voi non siete meglio. Ma sì. Anch'io non sono mica fiero del mestiere che faccio. Mettete giù. Mestiere pesante. Ma almeno io non ho mai ammazzato nessuno. In 5 anni di servizio speciale sono ufficiale dell'esercito. Non ho mai ammazzato nessuno. Sono stato fortunato. Mi è andata bene. Non c'è merito. Ecco qua. Mio padre morendo mi ha lasciato questo. Era un uomo di buon senso. Sapeva che i 10 comandamenti è difficile osservarli in questo mondo. E mi ha detto, almeno il 5° Guido. Non ammazzare. Aveva ragione vostro padre. Proprio voi lo dite. Voi che avete sulla coscienza 53 morti, senza contare quelli di domattina se non arrivo in tempo e senza il padre di quel povero bambino. Sulla mia coscienza? Ma cosa dite? Lo sai benissimo. Per dire che quando ti ho vista... No, assassina, complice d'assassini! No! Non è vero! Non è vero! Le autorità ci hanno abbandonato! Che cosa ci ha mandato a dire il sindaco di San Costanzo? Di non muoverli! Ma intanto non si muovono neanche loro! Ma chi ce le ridà le nostre pecore? Come passeremo l'inverno? E le nostre pecore sono ancora al di là del maledetto. Guarda, Lupo! È tornato Lupo! Sì, è tornato Lupo! È tornato il cane! E le pecore? No, 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 solo il cane! Il cane sarà scappato! Il cane è scappato, ma lui lo pensa. Ci dovranno pensare a San Costanzo. Lasciamo che le autorità prendano provvedimenti. Sì, intanto passano i giorni. Ma cosa? Sì, ma
Al municipio dice che ci vuole la tua fotografia sulla domanda. E che non mi conoscono a me al municipio? E sta buono. Che ti devo dire? Non la vuoi finire, noioso? Ma che vuoi? E chi lo sa? Sembra che voglia qualcosa. Se potesse parlare. Ma cos'ha questo cane? Povera bestia. È il pentimento, per la paura che hai fatto prendere a Don Luigi l'altra sera. Tu sai che non bisogna mordere così. No, no, caro, non puoi entrare, non posso mica battezzarti. Ma ti credo, sa. Credo che a parte i messaggi tu non sapevi niente del resto. Ma come ti ci sei trovato? Mio fratello, dopo la guerra, uno sbandato, un malato anche. Ha conosciuto l'altro, voleva denaro. Ma del resto ora ne uscirò, non ne voglio più sapere. E che farai? Non so. Se non passi in Italia non ti potranno arrestare. Starò qui. Un paese o un altro è lo stesso per me. Sciocchezze. Perché? Non ti andrà bene fino a che non avrai uno scopo. Non è colpa mia. Non l'ho trovato. E tu lo hai? Ma non so più niente. Ho servito il mio paese meglio che ho potuto. Per un piccolo stipendio. E adesso? Vorrei tornare indietro e ricominciare da capo. Chi ti ha fatto cambiare idea? Lui. Lui vede solo le sue pecore. Il villaggio, l'andare e venire dei pascoli, tutto il resto, i confini, le lotte, crede che siano favole che gli ho raccontato io, ma che in realtà non esistono. E forse ha ragione. Sono cose che ci siamo messi in mente noi per farci del male. E che vuoi fare? Non so, ma vorrei cominciare ad avere una vita. Per me stesso. Poche cose vere. Ecco, pane e formaggio. Enrico? Chi te l'ha dato? Una donna che mi ha curato, una straniera che non mi aveva mai visto. Andiamo? Durante la guerra è successo in tutte le case di contadini. In tutto il mondo. Per amici e nemici. La gente semplice ha dato una grande lezione ai generali e ai ministri. Dividiamo in tre? Sai come si fa? Io no. Nemmeno io. È strano. A quest'ora avrebbero dovuto tentare di passare. È successo qualcosa? Vada Lorenzo al corno. Digli di venire al rifugio della Forcella alle 4:30 invece che alle 6. Va bene, e rimango al corno. Hai la tua donna che t'aspetta. È venuta da te. Ti ha mandato lei. Ma non è la mia donna. Non potrà mai esserlo.
non potrebbe mai capire tutto questo. Ho sbagliato tutto fino adesso. Quanti anni hai? 20. Anch'io ho sbagliato tutto. E me ne accorgo a 30. Lupo! È tornato col messaggio, accidenti, nessuno sa niente. E domani mattina alle 9 la chiusa salta. Tieni, buona fortuna. Penso che ora vorrei andare. Devo, però... per sempre. Dobbiamo far presto, alle 6 vengono qui. Sono le 4, abbiamo tutto il tempo, persino di far passare il gregge. Credevo di essere in ritardo. La pattuglia è appena passata, è già scesa di là. Bene. Ti piacerebbe venire a vivere con me o con lei in città? O con tutti e due, si capisce? No, mi piacerebbe se veniste a vivere qua, sulla montagna. Tutti e due. È un'idea. Ho visto delle ombre passare, ma prima si sono sparate fra loro. Eccoli laggiù. Ho mandato il gregge, tu al paese col lupo. E quest'agnello? Me lo porto io ad Adelina. No, di là c'è terreno scoperto. Giriamo di sopra e poi attraversiamo con la teleferica. È inutile, ve li siete lasciati sfuggire, andiamo. Non aver paura, Enrico. Spero che mio fratello sia rimasto al di là del confine. Così forse cambierà vita. E l'altro potrebbe aver tagliato dritto e arrivare prima di noi. È crudele ma è furbo, non oserà venire di qui. Tira quella leva. Thank you.
Zucca. Vedrai che non è niente. La fattoria è piantonata. Gli spari venivano dal confine, il tenente è nei pasticci. Vieni su con noi. Sì, sì. Non arriviamo in tempo al paese. Soffre a ogni passo. Credo che non c'è più niente da fare. Aspettami. Saltiamo insieme.
Sei ferito? No. Telefona che la chiusa di Valbona dovrebbe saltare alle 9. Hanno tutto il tempo per impedirlo. Sì, sì. Tenga. Grazie. Siete arrivati appena in tempo. No, Lupo, no. Lasciami. Quando vi sposate vi regalo un agnello. No, quello nero di Adelina. Povero piccolo. Ti lascio qui la jeep. Vado al paese. Ti mando su un dottore. Io parto. Buona fortuna, Guido. Addio, Barbara. Addio. Un momento. Vengo anch'io giù al paese. Le campane a festa. Le pecore sono tornate. Non mordermi, Lupo. Anch'io il progresso. È bello il progresso. Lo voglio dire a mio padre e a mia madre. Grazie. Enrico, caro. L'abbiamo ucciso noi.